Oggi ci troviamo a Tirano, dopo il viaggio milanese, e ci troviamo a Milano per dei motivi importanti, anch'essi decisivi, per la formazione dei giovani Venosta, Emilio e Giovanni. Beh, qui siamo in una casa, in una delle due case a vite dei Visconti Venosta, la prima di Grosio che abbiamo già visto, questa di Tirano. Ci siamo ritrovati l'ultima volta parlando del 1848, dalle 5 giornate. Gli austriaci rientrarono a Milano nell'agosto del 48 e molti dei patriotti scapparono. Chi a Parigi, chi a Lugano, chi a Bellinzona. Tra questi anche Emilio dovette scappare perché era attivamente ricercato dalla polizia austriaca. Un viaggio avventuroso, difficile. Tant'è vero che Giovanni dice: trovai Emilio in una stalla sdraiato sulla paglia e ravvolto nel cappotto. Per le lunghe marce, per gli stenti, per la febbre, era caduto su una strada, rifinito. Il fratello lo raccoglie, poi con la madre a Bellinzona si riprende, torna a Lugano dove la comunità degli esuli politici mazziniani, soprattutto in Svizzera, era altissima, tra cui il famoso Gustavo Modena, attore che Giovanni ed Emilio vedevano da bambini alla Scala quando il padre, che faceva spettacoli a Lugano, per raccogliere soldi per gli esuli. Alcuni esuli erano benestanti, altri meno, poveri. E poi, tornando a Milano, in qualche modo, la famiglia decide di venire a Tirano. Tirano trovano la casa occupata dalla soldataglia austriaca, poi in realtà erano tutti dei croati. I poveri croati che voglia di fare la guerra non ne avevano, ma erano di stanza qui a Tirano e in particolare anche nella casa di Emilio e della famiglia Visconti Venosta. Erano impauriti ma al tempo stesso violenti. Sacrificarono molti dei mobili di casa Visconti per scaldare le loro vettovaglie. Quindi casa militarmente occupata, subito all'inizio degli anni 50 la Valtellina cade in depressione economica, l'Ovidio distrugge i riti, arriva il colera, il fallimento dei moti mazziniani, insomma un clima di depressione in cui però l'amicizia con Giacomo Merizzi, l'amicizia con Giovanni Salis, con Ulisse Salis, rinsaldata a Tirano, perché durante l'autunno spesso con la madre e i fratelli venivano a Tirano, in quegli anni tra il 1849, 50, 52, 53, si ricrea questo momento importante di scambio tra questi giovani patrioti che a Milano fecero molto, ma erano tutti nativi di qui. Il più famoso Ulisse Salis, che fu anche, come dire, incarcerato nella prigione di Kufstein. C'è una riflessione da fare rispetto anche agli stili di vita successivi di questi uomini. Quando un uomo si trova braccato, incarcerato, quello che ricorda è il clima vissuto negli atti e nei momenti assieme a questi amici, il clima della rivoluzione, il clima della lotta. E quindi rimane anche una sorta di unità di intenti ancora nel momento in cui si è incarcerati. E Tirano ha rappresentato un riferimento politico, ma soprattutto sentimentale, gli affetti, quelli importanti degli amici che si travasavano immediatamente anche nella discussione, nell'attività politica. Credo che questo sia stato un po' in sintesi il valore di Tirano nell'ambito dell'attività patriottica e anche, come dire, di sostegno emotivo
per i fratelli Visconti Venosti e quindi in particolare anche per Emilio.